Sono molti anni che mi occupo di insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco, come si voglia chiamare, ed è un problema di salute pubblica che è diventato molto importante dal punto di vista sociale, economico, sanitario. Perché? Perché si tratta di una patologia cardiovascolare che investe il punto finale di molte cardiopatie. E con la persistenza del problema, con il problema della cardiopatia strutturale, con l'evidenza clinica di questo problema di salute, noi ci troviamo oggi a trattare pazienti, molti pazienti, in una traiettoria dal giovane all'anziano. Tutto questo comporta una serie di interventi strutturati, sia di terapia farmacologica che di device, che tendono a prolungare la vita del paziente. Esistono delle organizzazioni come la nostra che si occupano di questo e seguono il paziente nel decorso della cura. Cosa c'è di nuovo oggi? È che dal punto di vista sanitario e organizzativo siamo molto avanti, ma il problema è che ancora nella conoscenza c'è un gap riguardo soprattutto la progressione della malattia. Noi facciamo di tutto, diciamo, le case farmaceutiche investono su nuove terapie che prolungano la vita. Ma c'è un problema di salute e di società che riguarda soprattutto un aspetto particolare che ancora non è messo a fuoco dalla ricerca e anche da noi clinici, ovvero la nutrizione del paziente. Il paziente con una patologia cronica è molto studiato, ad esempio esistono dei prodotti molto importanti anche di interventi di nutrizione in tutte le società più avanzate, per esempio per l'insufficienza renale, per il diabete. Nella traiettoria tra l'obesità e la fase finale in cui esiste una perdita di massa muscolare o un'alimentazione inadeguata. Tutto questo ancora non esiste in maniera strutturale nella classe medica per quanto riguarda la nutrizione dello scompenso cardiaco, che è una patologia tipicamente cronica con fasi di riacutizzazione. È molto importante, la società americana se n'è già occupato, è importante che lo faccia anche la società italiana, che anche io rappresento e soprattutto per il ruolo che ho qui nella fondazione sarà un ruolo importantissimo da sviluppare sia come ricerca che come clinica.